buongiorno e bentrovati dalla redazione di Telebari. In apertura il maltempo ha colpito anche la nostra città, pioggia e forte vento ininterrotti da 24 ore hanno provocato numerosi disagi. La zona più colpita, San Giorgio, a sud di Bari, dove sono saltati i tombini della fogna. Vediamo. Da 24 ore a Bari i disagi si avvertono soprattutto in località San Giorgio, dove sulla litoranea per Torre a Mare i passanti e le autovetture sono costrette ad evitare i tombini perché saltati stracolmi d'acqua. Fuori esce acqua putrida e odori nauseanti, sono sul piede di guerra i rappresentanti del comitato di San Giorgio. Questa situazione che voi state notando avviene ogni qualvolta ci sono delle forti piogge, quindi ci sono riversamenti di liquami, saltano i tombini e succedono le cose più strane. Questo è un fatto che succede ogni volta che abbiamo un fortunale. E siccome di fortunali ne stiamo avendo tanti, immagini quello che sta accadendo. Non è la prima volta che denunciate questo disagio? Non è la prima volta che denunciamo questo disagio e succede ormai da tantissimo tempo, il sindaco lo sa ormai da quasi 2 anni che c'è questo problema. Questo è il risultato di non rispondere al telefono, di rimandare ai dirigenti, di rimandare agli assessori competenti, questo è il risultato. Passiamo alla cronaca. Per evitare l'arresto si sbarazza di un panetto di hashish da 400 grammi gettandolo nel cassonetto dei rifiuti. Dovrà difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Raffaele De Giglio, 43enne del quartiere San Paolo, noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri della compagnia Bari San Paolo. Già domenica scorsa l'uomo era stato controllato a bordo della stessa auto ed in quell'occasione i militari arrestarono il passeggero trovato in possesso di un panetto di hashish. Cambiamo argomento. A rischio i fondi per la riqualificazione del quartiere San Marcello. La regione dovrà rivalutare il progetto di Molfetta che potrebbe escludere quello del comune di Bari. Sentiamo i particolari nel servizio di Cristina Ferrigni. Ancora un intoppo nel lungo iter burocratico per la riqualificazione del quartiere San Marcello di Bari. La sentenza del TAR che ha accolto il ricorso presentato dal comune di Molfetta che lamentava l'esclusione dalla graduatoria dei 31 PIRP, i piani di riqualificazione delle periferie finanziati dalla regione, mette a rischio i 3.900.000 euro destinati al comune di Bari. Secondo i giudici della seconda sezione del Tribunale Amministrativo, la regione ha sbagliato ad escludere in partenza la proposta del comune di Molfetta alla graduatoria PIRP, esclusione tra l'altro confermata dall'amministrazione regionale con un provvedimento emesso a dicembre scorso. La regione dunque dovrà rivalutare il progetto di Molfetta, mentre la difesa si riserva di leggere la motivazione della sentenza prima di adottare qualsiasi decisione. La partita dunque è ancora aperta, ma farne le spese dei continui ritardi e rinvii sono i residenti di San Marcello che chiedono interventi urgenti di risanamento dall'edilizia popolare all'urbanistica, così come ha dichiarato Don Gianni De Robertis, parroco della comunità di San Marcello. Avendo ospitato qui in parrocchia il laboratorio che poi ha portato al progetto di riqualificazione qui del quartiere e poi vivendo soprattutto da molti anni in questa zona, certamente è una zona degradata, basta vedere quando piove che si allaga tutto, il manto della strada che è tutto, diciamo, dissestato per le radici degli alberi, le case popolari, è veramente un pezzo di periferia che ha bisogno di essere riqualificato. Piano triennale dei lavori pubblici al vaglio del Consiglio provinciale, 82 milioni di euro da investire in strade, scuole e nel settore della cultura. Ma per saperne di più sentiamo l'intervista di Mirko Cafaro al presidente Francesco Schittulli. Sono degli investimenti significativi, abbiamo bisogno di ristrutturare anche le strade, le scuole, dare impulso anche al settore della cultura, nonostante un bilancio un po' scarno perché oltre 35 milioni di euro sono stati destinati alla BAT, riusciamo a contenere le spese dando delle opportunità dei servizi. A tanto poi si aggiunge anche l'opportunità di oltre 70 posti di lavoro, quindi oltre 70 bandi che andremo a instaurare proprio per avviare tutte le attività della provincia. Se la regione desse le deleghe, cosa dovute da parte della regione ma non attuata, io credo che daremo ancora un maggiore impulso perché ci sarebbe quel decentramento di cui parlano tanto a livello regionale ma poco viene effettuato a livello provinciale.
e nello stesso tempo andremo anche a rimpinguare di personale l'amministrazione provinciale per dare più servizi ai cittadini. Inaugurato a Bari il primo centro diurno del mezzogiorno per bambini e ragazzi autistici. Dettagli in questo servizio. È il primo centro diurno del mezzogiorno per bambini e ragazzi autistici. È stato inaugurato questa mattina a Bari nella sede ristrutturata e attrezzata dell'Istituto Scolastico Santarella, Rione Japigia. Un sogno che si realizza è un premio alla caparbietà dell'associazione Onlus ANXA, acronimo di Associazione Nazionale Genitori di Soggetti Autistici, capace di ottenere e convogliare nel progetto il supporto di Provincia, Comune e ASL Bari. Una struttura di 900 metri quadrati che si estende su due piani, composta da numerosi ambienti ricreativi oltre a laboratori per le applicazioni pratiche ed un grande giardino all'esterno. Potrà ospitare sino ad un massimo di 30 ragazzi affidate alle cure di educatori specializzati che si occuperanno della loro crescita e formazione supportandoli nell'inserimento in società, come ha spiegato ai nostri microfoni la presidentessa della cooperativa Perla, Gianna Berlingerio, ente al quale è stata affidata la gestione delle attività scolastiche. Il rapporto uno a uno sarà assolutamente, diciamo, previsto nel momento in cui i ragazzi avranno necessità di avere necessariamente un operatore con loro, in un rapporto uno a uno, altrimenti per i ragazzi, diciamo, più ad alto funzionamento, come li chiamiamo noi, ci potrà essere previsto un rapporto 1-3. Ci sono già delle iscrizioni? Sì, abbiamo, diciamo, un elenco di persone che, diciamo, vogliono iscriversi, e verrà, diciamo, un po' vagliata, diciamo, la situazione di ciascuno in modo tale da stabilire effettivamente, diciamo, delle priorità. La Puglia guarda al di là dell'Adriatico e fa partire un progetto in favore delle popolazioni rom in Albania. Il servizio di Cristina Ferrigni. Raccolta differenziata da esportazione, AMIU, Regione Puglia e Comune di Bari oltrepassano l'Adriatico per formare un gruppo di giovani alle nuove tecniche sulla raccolta differenziata. Il progetto è indirizzato ad una ventina di ragazzi albanesi e romeni insediati nella cittadina di Topoia in Albania. 30.000 euro circa i finanziamenti erogati dall'assessorato regionale al Mediterraneo per il percorso di formazione che consentirà poi ai giovani coinvolti di potersi organizzare in una cooperativa e mettersi a disposizione delle comunità locali per la gestione dei rifiuti solidi urbani, così come spiega l'assessore Silvia Godelli. In una attività di formazione, di sperimentazione sullo smaltimento dei rifiuti, cosa di particolare valore per le comunità rom che in tutta Europa e anche in Albania vivono in condizioni abbastanza precarie sotto il profilo igienico-sanitario. Chiamiamola una buona prassi che può essere estesa ad altri segmenti di popolazione. Torna in città per il secondo anno consecutivo Festa Ambiente, il Festival sull'ecologia e la sostenibilità ambientale in programma dal 10 al 14 marzo nella Sala Murat. La manifestazione è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa dal presidente Legambiente Bari, Marino Spilotros, e dal presidente regionale, Francesco Tarantini. Festa Ambiente Bari durerà 5 giorni con conferenze, manifestazioni ludico-sportive e momenti di svago. In contemporanea, nella Sala Murat, sarà allestita una mostra di progetti di bioedilizia. In chiusura passiamo al tempo previsto per oggi: pioggia o rovesci e miglioramenti a partire dal pomeriggio, temperature con valori compresi tra 11 e 14 gradi, venti moderati da sud-est e mari molto mossi. I nostri indirizzi internet: www.telebari.it, radiobari.net. Alle 15.30 Alessandra Bucci conduce Dillo a Schittulli. Per parlare in diretta col presidente della provincia contattatelo 080 501 9998. E adesso lo sport con il bianco e rosso TB Sport. Grazie per essere stati con noi e a più tardi.